Bella a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Quest'oggi siamo qui finalmente con Hitman Absolution, finalmente, finalmente ragazzi, chi di voi segue i miei video e ha visto magari anche l'unboxing della Deluxe Professional Edition di questo gioco qui, sa che io questo gioco qui lo attendevo ragazzi da veramente tanti anni, tanti anni. Ero ansioso di provarlo, di giocarci, di averlo tra le mani. Ora finalmente ce l'ho tra le mani e partiamo con i gameplay del gioco. Allora, se lei aveva fatto qua, così il Secondo taccuino, vabbè, il taccuino adesso non abbiamo bisogno. Comunque, finalmente ce l'abbiamo tra le mani, ragazzi, questo gioco e devo dire che l'impatto grafico iniziale, sia del filmato iniziale che chiaramente ho saltato perché mi sembrava un po' stupido spoilerarvi il filmato iniziale, quindi così almeno quando ve lo comprate o se lo volete comprare a breve. Non avete già visto il filmato iniziale, ma semplicemente la prima missione, che stai poi per entrare in questa prima un'area ad missione, accesso ragazzi, limitato. è come se fosse un Se ti tutorial, farai perché notare, la guardia tenterà di da quello che ho arrestarti. capito, Quindi stai praticamente la vigile, voce che cerca di ci sta passare parlando ci inosservato. spiegherà più o meno come effettuare le mosse, come muoverci in modalità stealth, Avvicinati al come riparo di eliminare fronte. nemici, come diciamo, come dire, ora. Ok, chiave inglese, come Gli spostare oggetti l'attenzione trovati dei nello nemici anche per scenario esempio possono adesso. essere usati come armi da Allora, distacco o vediamo un come po'. Andiamo di diversivi qua, per distrarre i andiamo. Tun, nemici. tun, tun, tun. Lancia la Perfetto, chiave inglese contro i setti per distrarre la guardia. Perfetto. ora dovrebbe muoversi. E Procedi oltre mentre la io guardia è me ne vado, distratta. me ne vado, me ne vado, me ne Ehi, hey, vado. chi è stato? Chiaramente, ragazzi, allora, io ora ho iniziato questa no, prima partita in assoluto che faccio su Hitman. In difficoltà, allora aspettate ragazzi che qui, ok, scuso l'istinto e riesco a vedere le guardie, no? Sì, una lì e una lì, però devo andare presumo di qui. Comunque dicevo, ok, ho iniziato questa prima partita in modalità, cioè in difficoltà normale, giusto per godermi un pochino anche la trama, il gioco in generale, ecco. Sei il capo della Poi sicurezza. Sono contento che tu lo prossimamente, sappia. quando finirò la prima parte, cioè la prima parte, Uccisione la da manovale. prima. Ricorda di La prima nascondere i corpi. tranche, I corpi lasciati la prima nella volta che pozza finirò la storia, ecco, allerteranno i nemici. probabilmente rinizierò con una Passo. seconda. Il corpo è nascosto. Con una seconda Nell'ascoviglio partita c'è in cui spazio per un cercherò altro magari corpo e di poliziotti giocare rifugiati al in suo interno. purista, con la modalità purista, che è la modalità più difficile di Hitman. Hai attivato un E che punto sarà nuovo. sicuramente Se viene molto, ma ucciso o molto scegli di difficile. mediare. L'abilità e i sensi Comunque sia, sovrumani anche ora viaggiano con cercherò te. sicuramente, Fai ragazzi, di attenzione. giocare Ci sono nel diverse guardie modo nel giardino. più giusto in cui, diciamo, si possa giocare a Hitman. Perché il modo in generale più giusto in cui si può giocare a Hitman è sicuramente quello di avere un approccio stealth con il gioco. Ecco, diciamo che Hitman in generale, anche nei precedenti capitoli, è un gioco che si presta Diversione. molto Mira stabile o corda di pianoforte. Attenici. A creare, diciamo, una strategia nel videogiocatore. Il videogiocatore deve crearsi una strategia per poter proseguire nel gioco e ottenere punti chiaramente maggiori, mentre un giocatore che, diciamo, non usa una strategia di gioco, ma Perfetto. Procedi procede, oltre diciamo, in mentre la modo guardia è molto distratta. belligerante, cercando di Sospendo uccidere a qualcuno. destra e Passo. manca i nemici. Poi chiaramente si trova con dei punteggi anche abbastanza scarsi e la cosa non è entusiasmante. Poi, Qualcuno. oltretutto, la parte proprio bella di questo gioco qui Sei venuto a controllare il rifugio? Eh? è proprio Lo sto approcciarsi al facendo loro. gioco in stealth, Andiamo, cioè che cercando di voglia non farsi cambiarsi notare dalle addosso. È solo guardie, questione di cercando di tempo. passare Possiamo inosservati un difendersi po' insieme. ovunque. È proprio Accetta un un modo di consiglio. giocare che a me affascina Abbandona la vita tantissimo, adesso. cioè. Vai a costruire Usa ponti, l'istinto usa o la rete. controlla il radar per localizzare i Sargenti, nemici scegli e anche avvisa sulle le destinazioni. Morte Morte e ormai depressione. bisogna andare di qui, Anche abbiamo in caso di capito. insicuro che più L'uscita è avanti lì. raggiungerai, Po, po, po. Bene, 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 bene. tranquillo. E vabbè, ragazzi, vabbè, cosa dire ancora? Cosa dire? Continuiamo, andiamo avanti. Infiltrato nei giardini, perfetto. La grafica, ragazzi, è qualcosa veramente che da subito, Usa cioè, io l'istinto per appena ho visto questa digitare il grafica qui massimo sono rimasto numero di oggetti abbastanza trovati lungo il colpito perché percorso. Ti dirò, è veramente il incredibile sia lavoro nel sarà anche filmato migliorato iniziale come che nel fissare un gameplay muro, di gioco ma adesso. almeno si mangia bene. È una grafica veramente incredibile, incredibile, bellissima a dir poco. Veramente, ragazzi. Allora andiamo, andiamo, andiamo. Cerchiamo di non farci notare.
Per passare inosservato e infiltrarti nella serra più avanti, ti servirà travestimento. Eccolo qua. Sei travestito da giardiniere. Madonna, ragazzi, che bello che è il nostro agente 47 vestito da giardiniere con Gustavo è il giardiniero. Cappello da cowboy, ragazzi. Chiaramente, ma guardate, ragazzi, anche i giochi di ombre che hanno fatto nel gioco. Veramente pazzesco, bellissimo, bellissimo. Ma puoi usare l'istinto per ingannarlo. Inganna il giardiniere. Usa l'istinto fino a quando non sarai dentro al sicuro. Ok. Perfetto. Andiamo avanti. Le guardie in cui ti imbatterai non nutriranno sospetti, ma dovrai fare attenzione agli altri giardinieri. Ok, allora qui possiamo coprirci con le piante. Le guardie ci ha detto già adesso che non ci romperanno le balle, ma i giardinieri, quindi i giardinieri praticamente che si conoscono tutti tra di loro, cioè quando vedranno noi diranno: "Ma chi è quello lì? Sicuramente non è uno di noi, è un infiltrato e quindi potrebbero fare bordello". Quindi ok, l'istinto, ragazzi. Le guardie stanno bloccando l'uscita. Cerca un modo per distrarre. Qui c'è una valvola. Gira la valvola. Usa l'istinto per trovare oggetti utili. Chiaramente, ragazzi, una persona che inizia il gioco per la prima volta in difficoltà purista è sicuramente un figo, perché in difficoltà purista non avete l'istinto, non avete nulla, quindi praticamente dovrete cercare di far tutto completamente soli. I nemici saranno raddoppiati o triplicati. Quindi sarà parecchio, parecchio difficile. Chiaramente una persona invece che come me inizia, si fa una prima volta la storia in modalità normale o anche difficile. Io ho scelto normale, ragazzi, perché così almeno, capito, riesco a godermi anche la storia, tutto quanto. E poi si fa una seconda sporgenza. Si fa una seconda storia in purista, già, capito, una persona ha... Madonna, ragazzi, che grafica. Cioè, qui siamo a livelli di Uncharted, ma io penso anche meglio, Qui siamo... Io penso che la Square Enix abbia superato Uncharted, con la grafica, perché è veramente spettacolare. Poi anche il gameplay è fatto benissimo, intuitivo. Bello, ragazzi, bello. Dopo circa 8 minuti di gioco posso dirvi chiaramente che il gioco mi piace un casino. Più che altro, ecco, voi potreste anche pensare, ma magari lo dici perché comunque sei un fan accanito di Hitman, quindi bene o male anche una persona magari che è un fan di Dragon Ball, e c'è un gioco di Dragon Ball che fa cagare, però per quella persona lì il gioco comunque non è male, cioè è bello perché è fan sfegatato di Dragon Ball. Io in questo caso, ragazzi, sì, sono un fan sfegatato degli Hitman in generale, della gente 47 e tutto quanto, però è oggettivamente, ragazzi, vi giuro, il gioco è veramente una figata pazzesca. È veramente bello, 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 molto, ma molto bello. Veramente. Allora qui prendiamo la tazzina di caffè e lanciamola là. Comando, ho appena sentito uno strano rumore. Vado a dare. Cazzo, però quello là sì. Ah, ok, grande. Cazzo, ok. Ehi, c'è nessuno? Ma come, idiota, ovvio che non c'è nessuno, lì non c'è... Vabbè, le guardie, ragazzi, ecco, l'intelligenza artificiale delle guardie è un pochino scarsa, perché, per esempio, ecco, un punto contro di Hitman Absolution, da quello che ho visto nei primi 9 minuti, è sicuramente l'intelligenza artificiale, cioè nel senso, io ho lanciato una tazzina di caffè vuota, da dietro, e lui va a vedere praticamente nel punto in cui la tazzina è caduta, però peccato che in quel punto lì siamo in un balcone, quindi in un'area ristretta dove c'è già un'altra guardia, quindi mi sembra più che chiaro che lì non c'è nessuno, cioè, capito? Quindi l'intelligenza artificiale delle guardie, ecco, è un po' una merda, o meglio dire, magari è un po' così merdosa perché siamo in difficoltà normale. Magari in difficoltà purista cambia tutto. Questo non lo so. Comunque sia, non è fatta male, certo. Ragazzi, bisogna anche pensare che se le guardie non fossero un pochino sciocche, nel senso che se tu lanci la tazzina e le guardie vanno a vedere, cioè alla fine noi non avremo modo di proseguire col gioco, non avremo modo, cioè o la ammazziamo o ci frega in continuazione, capito? Quindi
un pochino deve essere anche strutturato in modo tale che il giocatore riesca comunque ad andare avanti in un modo o nell'altro, perché sennò non avrebbe senso, cioè nel senso o è impossibile giocarci oppure dovrete ammazzare praticamente tutti per andare avanti, ecco, quindi un pochino di idiozia nell'intelligenza artificiale ci deve essere. Se l'intelligenza artificiale fosse perfetta, presumo che ogni giocatore rimarrebbe fermo e non andrebbe più avanti. Oh mamma, allora qui innanzitutto non devo usare una modalità, non devo usare un approccio stealth, perché se uso un approccio stealth, cioè se nel senso, se mi metto in furtivo sicuramente mi sgamano, perché nel senso dicono come mai una guardia dei noi rimane in furtivo. Quindi di sicuro, allora apri gli scudi delle finestre. Cazzo, perché non posso? Sei stato notato da una guardia della villa. Usa l'istinto per ingannarla e allontanati. Sto parlando con lei. Oh cazzo, ragazzi, mi ha sgamato. Signore, sto parlando con lei. Oh, senti, vieni, star calmo, bambino. Se non ti fermi, non abbia di scampo. Il travestimento è saltato. I nemici cercheranno una guardia. Porca miseria, ragazzi, che idiozia che ho fatto. Elimina i testimoni o trova un altro travestimento. Ho fatto un'idiozia. Allora ragazzi, aspettate un attimo, riavvia checkpoint. Sì, assolutamente ragazzi, riavvio il checkpoint perché ho fatto una cavolata e mi sembra giusto riavviare, perché non mi piace. Ok, ripartiamo da qui, quindi non è un problema. Perfetto, allora, quello lì. Ok, andiamo su. Vabbè ragazzi, tanto qualcuno andrà ucciso, no? Presumo. Ah no, ma basta. Allora, un attimino, vediamo un po'. Allora, statuetta, prendiamo la statuetta e lanciamo la statuetta giusto là. Vai a vedere. Vai amico, vai. Comando, forse sta succedendo qualcosa. Esatto. Probabilmente sta succedendo qualcosa, sì. Vai a vedere, così intanto io... Oh, posso? Ok. Perfetto. Apri. Ok. Ok, ora scendiamo perché, se non sbaglio, l'obiettivo è quello. Ok. Quindi andiamo giù. Ecco, è questo qua l'obiettivo. È questo qua l'obiettivo, ragazzi. Che perdita di tempo. Hai parlato con la ragazza poco. È educata, ma... No, non era questo l'obiettivo, porca puttana. Le guardie saranno in allerta. Come no? Era questo, sì, era. Oh mamma. Uomo a terra, il bersaglio in zona. Oh mamma, ragazzi, oh mamma. Mi sa che ho fatto un po' una cavolata, però alla fine della fiera la scheda magnetica, come cavolo facevo a prendergliela? No, lì c'è quello lì che è fermo lì. Ok, qui riesco a passare senza problemi. Dove cavolo è la scheda, mo? È qua, eh? Ok, scheda magnetica. Oh, yeah. Perfetto. Andiamo avanti ora. Allora, individua ingresso del secondo piano. Allora, qui c'è dentro un bagno. No, non penso ci possa... tornare utile questo bagno. Comunque, pastiglie da... Vabbè, non ho letto, porca miseria. Usciamo. Allora, ok, di lì devo andare. Ok, perfetto. Ecco, per esempio, l'istinto è una cosa che vi aiuta parecchio, vi aiuta. Ok. Ora, ingresso individuato. Oh, sono arrivato praticamente a destinazione. Diana se l'è cercata. Ha tradito l'agenzia, il codice, tutto ciò che rappresentiamo. È troppo pericolosa per restare in vita. Pensaci quando dovrai tirare il gatto. Ah, eccola là dov'è. Allora, prendiamo la pistola silenziata e andiamo a farla fuori. Diana individuata. Oh yeah. Filmato, ragazzi, filmato. Allora, vediamo un posto filmatino.
Comunque ragazzi, gioco, guardate anche il filmato, che bello che è, cioè che grafica ragazzi, che grafica, oh mio Dio. E l'ha ammazzata. E mo? Ah, guardate ragazzi che perfezione, cioè. Stupendo ragazzi, stupendo, veramente. Senza parole. Guardate i dettagli, cioè le texture. 47. Mamma mia. Cosa fa? Devi ucciderla, gente. Dovrei ucciderti. Perché l'hai fatto? 47. Che diavolo è questo affare? Noi avevamo corteggiato noi. Diana, io... Ho dovuto strapparle, dottore. Sapevo che avresti capito. Qualcosa non va. Mamma mia. Troppo bello. Non resisterai a lungo. Ti prego. Non c'è più. Hai ancora una possibilità. Nella mia stanza. Una lettera. Ora vai. Prendi la ragazza. E scappa. Prima che Travis lo scopra. Non lasciare che diventi come te. Te lo prometto. Fantastico, ragazzi. Va bene, ragazzi, allora per questo gameplay qui, per questa prima parte della missione è tutto. Chiaramente poi metterò online anche la seconda parte, che non so quanto sarà lunga. Comunque adesso proverò a giocarci e poi la metterò su. Grazie della visione, da Dexter è tutto ragazzi. Comprate Hitman, perché, che dire, è a dir poco fenomenale. Dexter è tutto, ciao.